E oggi parliamo di tutti i colpi proibiti nel Krav Maga. Allora, la storia nasce da una cosa che mi hanno raccontato, di una persona che ha fatto una lezione di prove in una scuola di Krav Maga, o almeno credo fosse una roba del genere, e questa persona se n'è andata via disgustata perché la prima lezione l'istruttore voleva insegnargli come cavare gli occhi. Dunque, parliamo un attimo di che cosa si intende per colpi proibiti nel Krav Maga, un Krav Maga serio, fatto bene, in modo professionale, e che posto trovano. Anzitutto, il concetto di colpire delle parti più vulnerabili deriva semplicemente da due elementi. Il primo è che si presuppone che l'aggressore sia molto più forte di noi, più grosso di noi, per cui colpire i punti di forza, quindi tirare un pugno sul petto, per esempio, ha molta meno efficienza. Il secondo elemento deriva dal fatto che la distanza spesso si chiude molto in una situazione di aggressione reale e quindi la possibilità di essere efficaci a cortissima distanza, non volendo entrare in un discorso specifico di lotta che richiede grandi skill, che ha tutta una serie di svantaggi dal punto di vista della difesa personale, il fatto di utilizzare delle tecniche estremamente lesive ha i suoi vantaggi. Ma primo, di sicuro non è una cosa da far fare alla prima lezione. Perché? Perché la persona già ha paura del contesto nuovo in cui sta entrando, non si rende conto di quando le certe determinate tecniche vanno utilizzate, perché signori, tirar fuori un occhio a una persona o mordere, per esempio, sono cose che hanno un'alta lesività e richiedono un certo quantitativo di pelo sullo stomaco, quindi anche ammesso che siano cose che si possono fare in determinate situazioni, di sicuro non è il primo piatto che presenti a una persona che sta appena iniziando un percorso. Il secondo elemento riguarda il fatto di sapere quando e come fare determinate cose, ovvero sia sapere quando una determinata tecnica lesiva può essere applicata, non solo in termini di distanza, ma anche in termini di pericolosità della situazione. Non è che mettere le dita negli occhi è la prima soluzione se per una persona ti spintona o cerca di trattenerti. Il problema con determinati corsi è che l'istruttore poco avveduto vuole in qualche modo stupire l'allievo, vuole differenziarsi a tutti i costi e nel farlo cerca di utilizzare queste specie di espedienti in modo tale che l'allievo rimanga impressionato. Ma, come diceva una vecchia pubblicità, potevamo stupirvi con effetti speciali, ma in verità quando tu hai consistenza, un programma e una progressione logica non ne hai assolutamente bisogno. Morale della favola, cara signora, le ha fatto bene a non continuare quelle lezioni.